La seconda cosa che ti dice, la prima è la mafia, la seconda è, dice, in Sicilia tutto cambia perché nulla cambi, che è una cosa che io so benissimo che non è più così, lo so e lo voglio credere, magari poi le vedo le mille storture che esistono in giro per l'isola, ma io non posso pensare che per esempio quello straordinario romanzo di Tomasi di Lampedusa che è Il Gattopardo sia ridotto a quella frase e che un intero popolo sia ridotto a quella frase. Allora, i protagonisti di questo libro è a quella idea di una Sicilia immobile, impantanata nelle paludi del vittimismo, del decadentismo, è a questo che si ribellano, è a questo luogo comune che ci vuole come un popolo irredimibile, che è un'altra delle parole che ci ha marchiato a sangue dal Gattopardo in poi e che a me sta profondamente sullo stomaco o sui cabasisi, come dicono qua. Piccola guerra lamborghese lungo l'asse tirrenico. Vincenzo Consolo, Lucio Piccolo, Stefano D'Arrigo con Orcino Sorca. Per non parlare di quello che potremmo fare con le strade del cinema. Proprio immaginate, non so, Bisacquino, Corleone e Palazzo Adriano. Dice, ma che c'entra? A Corleone Francis Ford Coppola ha girato Il Padrino parte terza. A Bisacquino è nato Frank Capra, Telefoni Bianchi, il re del cinema americano. A Palazzo Adriano Giuseppe Tornatore ha messo in scena Nuovo Cinema Paradiso, ma non sarebbe possibile fare un circuito in cui uno può passare pure dalla pizzeria di Totò Cascio, che è il bambino che nel frattempo è diventato un quarantenne che ha un'impresa. Ma io, ci vuole molto a costruire un percorso. Oppure da Mozia, Marsala, Mazzara del Vallo. Mozia col giovinetto che dopo due anni di girovagazioni fra Los Angeles e il resto dell'America è tornato a Mozia. A Marsala, 5 km, la nave punica, a 3 minuti Mazzara del Vallo, il satiro danzante. Beh, insomma, giovinetto, nave punica, satiro danzante, uno perde almeno 3 giorni per farsi raccontare le storie, per mangiare, divertirsi. Ecco, noi dobbiamo cercare anche di rendere questo soggiorno, questa strada degli scrittori intelligente, perché gli raccontiamo la storia dei libri, ma anche divertente, accattivante.